Grazie. Vi ho chiesto un po' qualche idea su cosa filmare, cosa fare, perché ragazze sono in una fase di nuovo che non so che filmare praticamente. E poi alla fine sono un po' sempre le solite cose, ma sono quelle che piacciono a voi, quindi insomma sono sempre vlog, sono sempre mi preparo. Alla fine sono questi, quindi oggi sto facendo sia il vlog perché in tantissime mi avete detto no, fai il vlog, oppure tante, qualsiasi cosa fai, siamo contente, basta vederti, insomma siete veramente dolcissime, scusate la vibrazione ma vi adoro. E niente, quindi mi sto dando una sistemata in realtà perché volevo fare una foto per Instagram e poi volevo fare anche poi più tardi il video ask e poi vabbè sto vloggando, quindi insomma mi fa piacere essere un po' sistemata. Non devo uscire, non devo fare grandi cose, però ho comunque delle cose in casa da fare e me la prendo comoda oggi perché Fidino non c'è, Ricky appunto arriva questa sera, quindi ho tutto il tempo per organizzarmi e sistemare, insomma, non ho particolarmente fretta, quindi ne approfitterò nei momenti in cui la bimba è più tranquilla, eccetera, eccetera. Vabbè, non trovo più le spugnette, c'è un casino e sto mobiletto. Se vi va, un giorno facciamo un video in cui lo sistemiamo, perché veramente non ci capisco più nulla, ma vabbè. E niente, avevo la spugnettina, quella per il correttore, e non la trovo più. Adesso mi metterò lì, poi la cerco, perché ne avevo anche più di una, ma non le trovo più. Poi probabilmente mi sono fatta anche un po' troppo di corsa quella sera al semipermanente, perché avrò sbagliato qualcosa, perché già il mignolo mi è partito, pollice indice anche, quindi devo già rifarle, che pizza. Però vabbè, le rifarò sicuramente tra oggi e domani, che sono appunto da sola tranquilla. Pretendevo di mettere il blush con questo, un po' piccolo. Però vabbè, volevo. Io solitamente lo metto prima, anche se forse va messo dopo, però chi se ne frega. Io non ho metodi da make-up artist, io vado un po' a caso, vado un po' come piace a me. Avevo anche la terra, ma l'ho regalata a mia mamma. Profumava tantissimo di cocco, era della Essence, mi pare. Però non, cioè, per l'uso che ne fa mia mamma, secondo me è meglio. Invece, per l'uso che ne faccio io, la trovavo poco scrivente. Tanto profumata al cocco, per carità, buonissima rispetto ad altre terre, ma non. C'era un qualcosa che non mi sconfinferava e quindi sconfinferava. E quindi gliel'ho regalata a mia mamma che mi fa: ne hai mica un'altra fatta così che non usi? Perché lei sa che io ho tanti trucchi e quindi per andare a comprare per nulla. E quindi gliel'ho regalata a lei, insomma non l'avevo praticamente mai utilizzata. Ma questo è già tempo fa, più o meno mesi fa. E niente ragazze, avevo voglia di chiacchierare un po' con voi. Soprattutto perché appunto mi avete chiesto il video mi preparo, che effettivamente è un po' che non faccio, avete ragione. È un vlog, cioè è un video anche molto semplice da fare, che non richiede neanche troppo tempo, perché comunque è lo stesso tempo che uno più o meno ci mette a prepararsi. Sì, forse un po' di più perché ci si perde un po' in chiacchiere, però se si fa un po' di attenzione mentre ci si trucca, si chiacchiera e diciamo non si perde ulteriore tempo per fare un video più apposito, insomma, quindi è anche carino chiacchierare, tenersi compagnia mentre ci si trucca. E sto pensando a cosa ho da raccontarvi. Sono tante le cosine che vorrei dirvi. Come vi ho detto, c'è Ale che canticchia davanti ai cartoni animati. Adesso è già un po' che sta giocando, è nel box che gioca tranquilla. E poi tra poco la metto giù a fare un po' di riposino mentre io mi sbrigo a fare le faccende di casa. E tra l'altro sto anche vloggando, come vi dicevo, quindi vi farò vedere le mie faccende, visto che vi piacciono tanto, insomma, magari vi danno anche un po' di motivazione, quindi magari le facciamo insieme, anche se sono sempre le solite cose. E niente, stasera
volevo fare una sorpresa a Riccardo e fare un piatto di carne, che a lui piace tantissimo la carne, e volevo fare queste fatidiche braciole. Mi avete lasciato diverse ricettine, diversi metodi, come voi le fate, perché io, come vi ho detto, è una vita che non le cucino, quindi non so qual è il metodo per tenerle il più morbido possibile, che non diventino delle suole di scarpa praticamente. E quindi, insomma, vi ho chiesto un po' di consigli, quindi vi ringrazio sempre, perché il bello di YouTube è proprio questo, secondo me, che mi mette sempre tanta tanta carica e tanta positività nella vita, e che quando ho bisogno di voi, realmente voi ci siete, cioè dall'altra parte c'è sempre una risposta, e io con voi non mi sento mai sola, cioè a volte mi capita, certo, ma ogni tanto mi dimentico di questo mondo in cui sono, questo mondo che ha il lato bello e il lato brutto, ovviamente. Però mi ritengo fortunata, perché ho una vera e propria famiglia dietro questa videocamerina piccolina, questa compatta, dietro c'è un mondo veramente. Ho chi mi critica, certo, ho chi mi lascia una critica costruttiva, c'è anche chi insulta, vabbè, ma quella persona lì è perché ha dei problemi, perché voglio dire, ci va così poco, no? Comunicare con educazione, alla fine, come sono educata con voi, è bello sempre avere la stessa educazione dall'altra parte, no? Non si può solo pretendere rispetto ed educazione e non darlo a nessuno, perché poi ciò che si semina si raccoglie nella vita, almeno io la vedo così. Quindi, insomma, c'è una famiglia meravigliosa dietro questa piccola macchina fotografica, e sono fortunata perché con voi posso condividere tutto, posso chiacchierare anche in privato, tante di voi sono dolcissime, mi chiedono sempre come sto, come va, come stanno i bimbi, cioè ragazze, io veramente mi ritengo molto molto fortunata. Prima dell'eyeliner voglio mettere la cera per le sopracciglia, in realtà vorrei lavare il pennellino prima, metto via la spazzola perché due secondi fa mi sono... Ale dice, sì, mi sarei rotta di giocare, se mamma gentilmente mi mette a dormire. Arrivo, patata! E niente, quindi dovrei lavare sto pennellino che è un po' strucchiato. E poi tanto ho una salvietta struccante che ho utilizzato prima, che era praticamente pulita perché ero struccata, ma ho fatto la doccia, mi sto facendo un po' bellina oggi. E ho proprio bisogno di lavarmi i capelli, di coccolarmi un pochettino, quindi sto approfittando di questa solitudine di questi giorni per coccolarmi un pochino, che ogni tanto noi mamme ne abbiamo anche bisogno, non si può pensare solo alla casa. E ecco, già molto molto meglio, devo dire che con la salvietta struccante viene ancora meglio che col sapone tra un po'. E questo qua è fantastico, mi piace tantissimo. Scusate se non guardo in videocamera, ma mi trovo meglio con lo specchio della specchiera del bagno. E che dire, ho visto nelle storie, ho visto un post, un video, ma messo come post da Alessia Casprini, mi pare si chiami, non so se la seguite, che è di nuovo in dolce attesa. Sono davvero felicissima per lei, davvero, è in attesa del secondo bimbo o bimba, non si sa. È veramente troppo carino quel video dove lei praticamente si commuove in bagno e mi ha ricordato esattamente quello che mi è successo a giugno 2018, anzi scusate, luglio, perché era il 4 luglio 2018, dove io feci quel test un po' rassegnata, perché Alessandra non è arrivata subitissimo, è arrivata 4 mesi, 5 dopo che ci provavamo, e ricorderò sempre quell'emozione, ragazze, perché io ero proprio rassegnata, come vi dicevo, e quindi ho fatto questo test praticamente convinta che di non essere incinta. In realtà io ho comprato 2 o 3 test avevo comprato 2 o 3 test un 20 giorni prima di quello lì ufficioso, e me lo dava negativo, e continuavo ad avere questi dolori tipo ciclo, che mi ricordo che dissi a Ricky, ma che strano, cioè ho questi dolori da ciclo, quindi
non può essere di certo che sono incinta. E lui anche mi fece, probabilmente no, se hai dolori tipo ciclo. Però il ciclo non arrivava. Dopo 10 giorni di ritardo, che ancora non c'era niente, ma avevo questi dolori, ho detto vabbè, andrò poi dalla ginecologa. Però lui era in giro, gli faccio, prendi comunque un test di quelli classici, non Clear Blue elettronici, quelle cose lì, il classico. Gli ho detto, prendilo comunque, che prima di andare dalla ginecologa faccio comunque un ultimo tentativo, magari quelli che ho fatto una settimana fa era troppo presto. Lo prende la sera, il mattino dopo mi alzo per fare, mi scappava la pipì, prendo questo test e dico, boh, lo faccio, non lo faccio, ho controllato se per caso mi fosse arrivato il ciclo, niente. Ho detto, eppure io ho proprio dolori da ciclo, cioè com'è possibile, com'è possibile? Faccio sto test proprio così, cioè in maniera poco attenta anche, no? Lo appoggio lì sul, sopra il WC, sull'appoggio che abbiamo sopra il WC. Mentre che mi lavo lo appoggio lì, poi lo prendo proprio come dire, sì sarà negativo, guardo, 2 barre. Cioè ragazze, lì, boom, tuffò il cuore, ho detto no, non è possibile, non è possibile. Ma perché io nella mia testa ormai ero convinta che non sarei rimasta incinta a breve, anche perché ero andata dalla ginecologa, mi aveva detto guarda, ci metterai un po' di più perché hai gli ovari policistici e queste cose qua, e quindi rassegnati che devi fare una dieta di un certo tipo, priva di zuccheri. Quindi non mangiavo più zucchero già da un mese, quindi probabilmente quello mi ha fatto rimanere subito incinta. E poi ho preso anche delle pastiglie per aumentare la fertilità, ma non le avevo ancora iniziate, quindi ero proprio sconsolata, cioè ero convintissima che fosse negativo. Quando l'ho visto positivo, ragazze, tuffò il cuore, lacrime, esattamente come nel suo video, solo che io non ho pensato di fare un video, non ci ho proprio pensato. E mi ricordo che Riccardo dormiva, Fede non c'era, mi pare era dal papà. Sono andata lì, mi sono seduta sul bordo del letto dal suo lato, l'ho toccato e lui mi ha detto, che è successo? E io gli ho fatto così con il test, gliel'ho fatto vedere con la commozione degli occhi. Lui mi ha guardato, cioè proprio gli sono venuti 2 occhioni di giganti, da che erano assonnati e piccoli, giganti. E ci siamo abbracciati, proprio non ci siamo lasciati più, siamo stati abbracciati così, mi fai una notizia bellissima. Era anche lui sconvolto, emozionatissimo. Adesso vado a metterla a nanna perché ragazze non ce la fa più. Era emozionatissimo e siamo stati così, abbracciati in silenzio senza dire niente. Quindi vedere questo video, ragazze, mi ha fatto proprio tornare indietro, cioè mi ha fatto emozionare da morire. Quasi piangevo con lei praticamente. E sono davvero tanto tanto contenta per lei. Niente ragazze, faccio una pausa e vado a mettere la gnoma a nanna, arrivo. Allora, alla fine non ha voluto andare a nanna, quindi l'ho lasciata giocare ancora un pochino, tanto io non ne ho ancora per molto, e in caso me la porto qui con me, che lei dopo un po' da sola non si diverte più, capito? Lei si diverte, guardate, ieri sera io e Riccardo siamo morti da ridere. Aspettate che è un momento delicato. Siamo realmente morti dalle risate perché per puro caso Alessandra è finita con la faccia, avete presente il box, no? Quindi con la rete. È finita casualmente con la faccia spiaccicata nella rete del box e quindi le si vedeva il naso messo tutto così, non faceva troppo ridere, e quindi io e Riccardo siamo scoppiati a ridere. Quindi cosa è successo? Che lei ci ha visti ridere e gli piaceva farci ridere, quindi si tirava su, faceva e poi si rispiaccicava contro il vetro, contro la rete lì morbida del box, e noi continuavamo a ridere, quindi adesso lo fa sempre, no? Per farci ridere, le piace vederci ridere. E quindi niente, adesso io non sono di là, lei sta giocando e quindi non ha nessuno da far ridere, patata. E quindi insomma non è la stessa cosa per lei, capito?
Però mamma deve fare anche qui. Tanto ho praticamente fatto, così posso farvi dopo il video ask, sono già tutta sistemata, perché appunto se non ne approfitto in questi 2 giorni per fare un po' di video e portarmi avanti, ragazze. Poi lunedì, vabbè che lunedì, no, lunedì è l'Epifania, quindi ovviamente farò un vlog per la Befana. Vi farò vedere le calze che ha ricevuto Federico, insomma un po' di cosine. Ve le mostro. Ah, ragazze, intanto mi avete chiesto questo lucida labbra, cioè rossetto liquido, dove l'ho preso e che cos'è, che marca è, che colore è. È di Make Up Revolution. Adoro questo colore, quindi lo sto utilizzando lo stesso. Però non ha un buon profumo, cioè in realtà ha un anno, perché l'ho preso nel calendario dell'avvento make up dell'anno scorso. Mi spiace buttarli, cioè li ho lì, però tanti di voi non mi ricordo se mi hanno detto 1 anno o 2 anni, comunque penso che è 1 anno, insomma non ha un odore, sa un po' di plastica. A me piace, quindi mi spiace, però appena ne comprerò un altro dello stesso colore, questo lo cestino, perché ha un odore che non... Infatti ci metto sempre il burro cacao anche sotto, però è solo di 1 anno fa, almeno che nel calendario dell'avvento abbiano messo roba stravecchia. Io questo non lo posso sapere. E qua dice, mi pare che qualcuno di voi mi ha segnalato che lo scrivono sempre qui, quanto dura, quanto scade, ma io non vedo nulla. Comunque, no, forse l'avevo letto, c'era un numero. Ah sì, 12 mesi, ecco appunto, quindi in teoria dovrei buttarlo adesso, perché l'ho preso 1 anno fa. Ma questo odore in realtà, ragazze, ce l'ha già da 4-5 mesi, quindi secondo me erano roba vecchia, però l'hanno rifilata nei calendari dell'avvento per farli fuori, tanti fanno così. Non lo so, non voglio dire che non sia così se non è così, ma mi dà questa impressione. Mi dà questa impressione. Quindi il colore comunque è il Memory, perché questi vanno per nome non per numero, è di Make Up Revolution. E poi ne avevo anche un altro che non trovo più, non so più dove sia, che era un pochino dello stesso colore, simile, molto nude, molto bello. L'avevo preso da un parrucchiere dove ero andata, ma dovrei cercarvelo, adesso è un po' un casino. E che altro? Poi mi piace perché si secca, quindi diventa poi opaco, però ci metto sempre un po' di burro cacao sotto, perché appunto per sicurezza, e poi perché mi rende più idratate le labbra. Boh, io direi che ci siamo, nel senso che non voglio fare un trucco chissà che, giusto una sistemata, quindi l'ho fatto così molto naturale, però giusto per vedermi con l'eyeliner un po' più in ordine, insomma magari mi metto anche un orecchino di quelli a puntino, e poi dopo insomma vi faccio il video ask. Mi state mettendo un sacco di domandine. Non vedo l'ora che mi ricresca la frangia, perché ragazze non mi piace assolutamente con questo ciuffo, soprattutto adesso che è cresciuto, però lo tiro giù altrimenti mi prende una forma bruttissima. Però non so, tendo a nasconderli sotto questi lunghi, no? Così sembra che non ce l'ho. L'avevo tagliata, l'avevo sistemata per il battesimo, ma ora inizia a essere un po' una posizione scomoda, una lunghezza scomoda, però vabbè. Conto di farli crescere per quest'estate, perché poi quest'estate col ciuffo non resisto e voglio poterli legare per quest'estate. E niente ragazze, io direi che vi ho detto tutto. Tra l'altro mi sta balenando l'idea di rimettere il piercing alla lingua, perché mi piaceva tantissimo, però fa troppo male, ragazze, quindi mi sa che ci rinuncerò. Però vabbè, ci tenevo a dirvi questa chicca, ma non penso che troverò il coraggio, perché ho patito troppo quando l'avevo fatto. Mi spiace non essere riuscita a resistere nella gravidanza, ma mi portava delle nausee pazzesche. Se pensate che quando l'ho fatto ero già incinta, non lo sapevo, è una roba incredibile, però vabbè, l'ho scoperto dopo, altrimenti non l'avrei fatto, l'avrei fatto piuttosto dopo, no? Però vabbè, è un po' complicato, poi tanti dentisti sono contro, quindi poi te lo devi togliere per andare dal dentista, rischi che si chiude di nuovo. Mi passa un po' la voglia, però boh, vedremo. Ho decisamente perso la cognizione del tempo. Oggi mi sono dedicata ad alcune cose che devo sistemare in casa e ho ancora
questo casino da sistemare di piatti da lavare e devo preparare poi più tardi la cena. Devo dare il lattino di merenda ad Alessandra. Insomma, sono in altissimo mare, quindi ora mi spiccio veramente perché ragazzi è tardissimo. Non so se vi capita mai proprio di quelle giornate proprio dove non hai organizzato male il tutto. Ok, che non ho fretta perché tanto cenerò poi con Ricky e arriverà boh, intorno alle 9:30. No, 9:30 no, ma 10, 10 meno 10, sì. E quindi mangerò poi con lui. E poi niente, stasera c'è in programma di farci una partita a Super Mario. Che ragazze, mi sta piacendo tantissimo. Ve l'ho fatto anche già vedere, se non erro. Aspettate che ho un vuoto di memoria. Però sì, penso di avervelo già mostrato quando vi ho fatto vedere i regali di compleanno, sì, i regali di Natale. Devo prendere urgentemente Ale che si è svegliata. Comunque, questo qua è, ragazzi, divertentissimo, ma anche in due. Io e Ricky ci divertiamo tantissimo, anche con Fede, delle risate pazzesche. Quindi, se volete fare un bel regalo, anche se siete grandi, fidatevi, se vi piace Super Mario il genere, è stupendo. Comunque, ora mi spiccio. Ho lasciato il biberon. Vabbè, uso questo e lo lavo un attimo. E dopo. Niente ragazze, per fare prima, alla fine ho deciso che le do il budino. Invece del latte le do il budino, tanto ormai si è svegliata tardi, sono già le 6:30, quindi le do il budino che è meno, diciamo, nutriente di tutto il biberon. E poi le do... devo trovare il cucchiaino. E poi metto su già la pappina per stasera, così le do poi direttamente la cena. Quindi prepariamo tutto qua sul suo seggiolone e andiamo a prendere Baby Rompina. Arrivo! Dov'è questa bimba rompina? Che chiama? Che chiama? Andiamo a mangiare il budino! Chi è che si lagna? Chi è che si lagna? Tu sei quella lì! Tu! Ma l'hai detto alle nostre amiche, ziette, stelline, patatine, che stanno scendendo i denti sopra? Ma l'abbiamo detto? Forse ancora no. Telefono, chi è? È papà! Allora, sono qui, leghiamo questa polpettona perché io non mi fido. Perché adesso ha il vizio di sporgersi e non mi piace assolutamente, quindi basta un attimo di distrazione e anche no. Allora, ho un bel po' di cose da fare, quindi le farete con me praticamente. Ci teniamo un po' di compagnia, che se vedrete questo vlog domani, che è domenica probabilmente, adesso vedo se mettere prima il mi preparo con voi o prima questo vlog un po' incasinato. Devo assolutamente ritirare le cosine dalla lavatrice e devo veramente spicciarmi, perché già che non devo preparare cena, perché in realtà volevo fare le bracciole di maiale, mi pare siano bracciole di maiale, dopo controllo, quelle di cui vi ho chiesto la ricetta che vi accennavo, ma essendo sabato sera, essendo che siamo io e Riccardo, mi ha proposto di prendere le due pizze e faremo, insomma, serata, visto che arriva anche un po' prima stasera. Vogliamo fare... Ho preso tutto? Perché ogni tanto mi perdo un calzino, come tutti d'altronde. E
E quindi volevamo fare, vi appoggio sul bucato, volevamo fare, vado a prendere lo stendino, arrivo Bubi, vado a fare, cosa stavo dicendo? Ragazze, ogni tanto perdo veramente i numi della ragione. Vabbè, niente, volevo fare queste bracciole di maiale, però Riccardo mi ha chiesto se facciamo una seratina pizza, e seratina pizza e partita a Super Mario, perché stamattina abbiamo provato e ci siamo divertiti troppo. Quindi io adesso ritiro queste quattro cosine che finalmente sono asciutte, così poi metto a posto il bucato, faccio un po' di cose, ne approfitto che appunto, come vi dicevo, non devo cucinare, e ne approfitto per sistemare il bucato, stendere, fare un'altra lavatrice, insomma qualcosa bisogna comunque fare, quindi all'opera. Notare Riccardo che mi dice: e dai, prendiamo la pizza, con la faccia ansiosa, e al mio sì. Comunque, come ti ho detto, la voglio giusta, salsiccia e patatine fritte. Non so perché ho voglia di sta bomba che mi sfonderà lo stomaco, però ne ho proprio voglia. Questa bimba, quando accendo la videocamera, si agita tutta, eh? Evviva, evviva! Mamma fa il vlog, eh? Ti piace il vlog? Ti piace? Oh, pff, cos'è quel... Bubi! Io ho steso tutte le cosine qua sopra, ho fatto tutte le cosine di Ale piccoline, o comunque le cose piccoline, e poi là ci sono due miei pigiami, e vabbè, qua c'è un pantalone di Fede, e in teoria adesso dovrei fare un'altra lavatrice, vero Bubi? Ma questa manina, cosa devo fare questa manina? Un boccini, bacini a questa manina. Oh, dopo dobbiamo fare il bagnetto, eh? Bagnetto nella vaschetta, sì. Eccoci qua, oh, tutte pulite, eh? Pulite, profumate, lavate, mangiate. Adesso ti do una mano. Le do sempre una mano a sistemare i giochi, perché a lei le piace rismontarseli poi, giustamente. Non manca il giallo qui. Dove la ciambellina? Ciambellina gialla, ciambellina arancione. Poi ne manca una che è di là. E poi dobbiamo mettere tutti i cubotti qui. Aiuto! Tiriamo sulla principessa, vero? Mettiamo questo qui, questo qui. Oh, il pasticcino. Ciao Bubi, divertiti. Fate attenzione, altrimenti vi ritroverete un piede da poco pulito. Se i maiali respirassero aria fresca, non avrebbero bisogno di antibiotici. Tanto per dire. La gabbia non so mai la risposta. È vero, mai. Allora, quello che mi serve è... Soprattutto, sparire. Guarda come si emoziona questa bimba quando c'è la videocamera. Non capiamo più niente. Ciao, ciao. Buonanotte, tesorine. Io vado a Nina, adesso mamma mi cambia il cannolino e poi vado a Nina, ho giocato un sacco. Eh?
mini heartbreaker. La mia piccola spaccacuori. Mi hai rubato il cordino, aiuto. Niente ragazze, noi vi diamo la buonanotte scalciando felici. Lei fa così ogni volta che accende la videocamera. Ti piace amore? Andiamo a cambiare pannolino e facciamo tanta nanna e noi ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao ciao. E tu la manina. Ciao.